Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Ancora una volta si torna a parlare di pre-post-scuola, Italia del Rispetto, Partito Democratico davanti alla scuola Dante Alighieri. Volevo ritornare un attimino alla raccolta firme che abbiamo fatto nel mese di ottobre in collaborazione con il Partito Democratico e la lista Ghezzi, un lavoro che dura circa un mese, coinvolgendo i genitori e i rappresentanti delle classi, abbiamo raccolto circa 500 firme. Questo secondo me segnala che cosa? Che questo è un disagio importante e pertanto siamo qui perché appunto in merito a questa situazione che si prevede che nel 2016-2017 il Comune non vuole gestire e investire su questo servizio, credo che sia una cosa pericolosa. Quello che io credo importante, nel momento in cui noi, la politica, esso sia, investe sempre in grosse cose, teatri sociali, pallasport, così, poi non andiamo invece a capire le piccole cose, come in questo caso. Ecco, io sono completamente per queste cose qua. Investiamo nelle piccole cose e cerchiamo di dimenticare un po' le grosse cose. Quindi crede che comunque anche la cittadinanza consideri il pre-post-scuola una priorità rispetto a tanti altri progetti di cui si è parlato molto in questi ultimi mesi? Beh, io penso che lasciare i genitori che hanno questi problemi da soli, costretti a chiedere dei permessi o addirittura a chiedere delle ferie, come è stato riferito, per andare a prendere i bambini, sia un problema. Durante l'intervista che la dottoressa Zaretti ha rilasciato a JabTV, ha in un qualche modo dato la responsabilità della mancanza di questo servizio per il prossimo anno scolastico al fatto che Voghera è stata commissariata e quindi la Giunta non ha potuto portare a buon fine quello che era il suo progetto, il suo lavoro. Ci sono i documenti che parlano e non le parole dell'ex assessore ai lavori pubblici e al commercio. I documenti sono stati spediti dalla Giunta Barbieri nel mese di gennaio o di febbraio ai presidi e si evidenziava che il contenuto nella sostanza riguardava il fatto che per l'anno scolastico 2016 e 2017 il Comune non avrebbe più provveduto ad effettuare il servizio. Credo ci sia stato anche un incontro tra amministrazione e presidi che si sono stupiti di questo fatto, perché il disservizio provocato dalla Giunta Barbieri, lo ricordiamo tutti, ha prodotto una raccolta firme di circa 500 genitori che arrabbiatissimi tra settembre 2015 e dicembre 2015 non hanno potuto avere i loro figli a preposcuola. Quindi i fatti sono questi. Il commissario ci ha comunicato nella presentazione del bilancio questo elemento. Ha in ogni caso messo a bilancio la quota, e quindi che sono circa 47.000 euro, che sono il costo previsto per il preposcuola, e ha detto che rincontrerà i presidi per capire che cosa significava questa decisione della Giunta Barbieri. Noi siamo qui davanti alla scuola, siamo ritornati a difendere i diritti dei genitori, sono circa 250 gli studenti che utilizzano il preposcuola. Non ha senso che un comune scriva ai presidi, soprattutto dopo quello che è successo, che il servizio non viene più utilizzato. Quindi si respingono queste affermazioni perché non sono vere. Io non ho visto il documento, però credo nella dichiarazione del commissario. Cosa sarebbe successo dopo non lo sappiamo, noi sappiamo, parliamo solo attraverso i documenti. Italia del Rispetto e Partito Democratico nuovamente uniti. Beh, l'Italia del Rispetto è un movimento civico, quindi non si coalizza con i vari partiti, semplicemente in riferimento a delle azioni che sono per la città, in questo caso per preposcuola, loro condividono, va bene così. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.